conosceva bene la situazione del comune, ero fiducioso e ora lo sono di più. C'è motivo per sperare, così il sindaco dopo l'incontro col premier Renzi. La visita di Renzi è non solo tra i temi che questa sera verranno affrontati nello speciale focus con il presidente della regione Zaia, intervistato dal direttore Bacialli. La polizia londinese ha fermato una terza persona per l'omicidio del 46enne veneziano, altre due erano finite in manette le scorse settimane. A Mira la petizione di un gruppo numeroso di cittadini contro la differenziata porta a porta di Verde Ramaglie che ognuno deve pagare di tasca propria. Gli ha preso la mano per sfilargli l'anello un anziano invalido, è stato derubato a Vetrego, poco distante dalla chiesa. Costi standard, l'assessore Donazzano ha parlato a Renzi del modello veneto da esportare, lui rilancia, sono contenuti nella prossima legge di stabilità. Non dobbiamo perdere la fiducia e dare il massimo con questo spirito, coach Recalcati e i suoi ragazzi affronteranno la prossima partita domenica. Buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Conosceva bene la situazione del comune, ero partito fiducioso ed ora lo sono di più. Queste le parole del sindaco Brugnaro dopo l'incontro con il premier che ieri è venuto in visita a Venezia. L'incontro a Cafarsetti è durato un'ora, un confronto serrato in cui il sindaco ha elencato a Renzi i problemi della città. Alla fine nessuno dei protagonisti si è voluto sbilanciare. Renzi si è limitato a dire che il governo è pronto a lavorare con il sindaco di Venezia per capire come affrontare il problema del deficit che pesa sul bilancio della città. Per i dettagli ne parleremo le prossime settimane, ha detto Renzi, per poi aggiungere il governo farà la propria parte. Sorridente il primo cittadino Brugnaro che ammette di non aver strappato al premier delle promesse, ma di essere speranzoso. Si è presentato preparato sulla vicenda, conosceva bene la situazione del comune, ha detto il sindaco. Ero fiducioso e ora lo sono di più, c'è motivo di sperare. L'importante, alla fine, non è di che colore è il gatto, ma che prenda il topo. Insomma, la partita non è chiusa, anzi, bisogna vigilare. Poco prima dell'incontro in municipio, Brugnaro aveva sottolineato il periodo buio che sta attraversando la città. Purtroppo sarà un periodo duro, dovremo ristrutturarci, dovremo tagliare dove le spese sono superflue, purtroppo si va a colpire persone magari che hanno avuto abitudini di un certo tipo, dobbiamo guardarci in faccia, dobbiamo da una parte chiedere che venga riconosciuta la nostra specialità, questo sicuramente lo spiegheremo qual è il delta di costo in più, solo quello noi diciamo che è speciale, perché la città deve restare in piedi, perché noi vogliamo che Venezia sia al servizio della nazione, perché una città come Venezia può diventare una grande occasione di rilancio delle nostre imprese, perché la fine, finisco il mio intervento, è quello di dare un futuro ai giovani. E questa sera, al termine dei nostri telegiornali alle 21.05, in una speciale puntata di Focus, si parlerà della visita di Renzi a Venezia, di quello che si sono detti lui, il sindaco Brugnaro, probabilmente, poi anche della legge di stabilità e soprattutto dei tanti temi che stanno a cuore al Veneto e ai veneti in una lunga intervista che il direttore Luigi Bacialli realizzerà alla presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Non perdete dunque l'appuntamento con questa puntata speciale di Focus questa sera. Siamo alla cronaca, c'è stata un'ulteriore svolta nel caso dell'omicidio del 46enne veneziano trovato cadavere a Londra, erano state arrestate due persone, ora la polizia londinese ha arrestato un terzo uomo e potrebbe essere stato proprio lui a commettere l'omicidio. Svolta nel caso dell'omicidio di Sebastiano Magnanini, il 46enne di Cannaregio trovato senza vita nelle acque del Regent's Canal di Londra lo scorso 24 giugno. Il suo corpo era legato a un carrello della spesa. Un 41enne Michael Walsh è stato fermato con l'accusa di omicidio. Nelle scorse settimane erano finite in manette altre due persone, due senza tetto, con le accuse di falsa testimonianza e occultamento di cadavere. Forse sono state proprio le loro deposizioni a dare una svolta all'indagine. Restano comunque tante incognite sul movente del delitto. L'autopsia non ha potuto stabilire l'esatta causa della morte. Non è nemmeno chiaro se i tre arrestati si conoscessero e soprattutto se fossero tutti presenti al momento del delitto. La mattinata seguente all'identificazione del cadavere, avvenuta qualche giorno dopo il suo ritrovamento, la polizia parlò di agguato criminale. Dunque non è possibile al momento scartare l'eventualità che il delitto possa essere scaturito da una rapina finita in tragedia. Walsh verrà sentito dalla corte il prossimo 27 ottobre. Ci spostiamo
Siamo ora a Mira, dove un gruppo numeroso di cittadini ha dato via ad una petizione contro la raccolta differenziata porta a porta di verde e ramaglie. Sentiamo perché in questo servizio. Dal 1 ottobre il comune di Mira ha iniziato la raccolta differenziata porta a porta. Fin qui tutto bene, se non fosse, sostengono un gruppo di cittadini che ha dato il via a una petizione popolare, che per la raccolta di verde e ramaglie andrebbe fatto un discorso a parte. Fino a questo momento avevamo dei bidoni comuni stradali dove potevamo mettere il nostro verde e le nostre ramaglie. D'ora in poi questo servizio sarà a pagamento, perché il comune ci fornirà di un piccolo bidoncino e ad ogni vuotamento del bidoncino, che tra l'altro dovrà essere organizzato con Veritas, dovremmo pagare dai 5 ai 7 euro. Non c'è dato ancora sapere la cifra precisa. Dunque chi ha del verde da buttare dovrà organizzarsi con Veritas, prenotare i bidoncini necessari e pagare in base a quanti ne vengono richiesti e riempiti. Potando il giardino, un semplice cespuglio o qualche metro di siepe, il bidone andrebbe riempito immediatamente, quindi per soddisfare le proprie esigenze uno sarebbe costretto a riempire più bidoni ed è costretto a fare più scarichi. Questo secondo noi non è assolutamente giusto, perché oltre alla Tari, che comunque rimarrà, dovremo pagare un ulteriore tot di euro per questo servizio. Molti cittadini, inoltre, per senso civico, si occupano volontariamente di ripulire strade dalle foglie, potare le siepi, tagliare l'erba. Questo sicuramente non incentiverà il cittadino a continuare a fare questo tipo di volontariato. In alternativa, per non pagare, ci sarebbe a disposizione l'ecocentro di Mirano, ma... Mirano è un altro comune. Noi a Mira non abbiamo nessun ecocentro, per cui chiederemo soprattutto per gli anziani che facciano anche un ecocentro nostro. Per questo i cittadini hanno dato il via alla petizione, che si può trovare anche su Facebook e che in pochi giorni ha già avuto il consenso di molte persone. 15 giorni siamo riusciti a raggiungere la quota di 2.000 firme, poco più, e ci siamo già prefissi di riuscire a raggiungere la quota di 3.000. Dai, forza, uriaghesi e miraesi, dai, datevi da fare, dai. Aiutateci, che abbiamo bisogno delle vostre firme. Noi chiediamo che nel contesto della nuova raccolta differenziata porta a porta rimangano i bidoni stradali del verde. Detto questo, è ovvio che noi siamo aperti anche ad altre soluzioni, soluzioni che possono accontentare sia l'amministrazione sia il cittadino. Un altro anziano è stato derubato, si tratta di un uomo di 80 anni, invalido, era seduto su una panchina poco distante dalla chiesa di Vetrego di Mirano quando è arrivata un'auto con una targa gialla, dunque straniera. Al volante un uomo, al suo fianco una donna che è scesa, ha preso la mano a questo signore, ha iniziato a girarla, a toccarla, lui pensava volesse leggerla, invece in pochi secondi è riuscita a sfilargli l'anello e poi ha fatto dietro front tornando in macchina. Subito sono stati informati i carabinieri, che ora stanno investigando per cercare di individuare, se non altro, la macchina dei fuggitivi. Con l'auto ha distrutto la sbarra del passaggio a livello, si è capovolto, fortunatamente non ci sono stati altri disagi. Questa ed altre brevi notizie nel prossimo servizio. San Bruson. Ha perso il controllo dell'auto e si è rovesciato finendo fuori strada dopo aver divelto la sbarra del passaggio a livello. Sono stati momenti di grossa apprensione perché il conducente al termine della carambola è rimasto nell'abitacolo, nel fossato. Per questo sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ad un'ambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale. Le forze dell'ordine hanno poi dovuto sorvegliare per tutta la notte la zona per evitare problemi al traffico ferroviario. Senza la sbarra, infatti, era possibile che qualche automobilista decidesse di transitare nel momento sbagliato. Jesolo. Nonostante il sequestro dell'auto una ventina di giorni fa, un uomo di 77 anni di Eraclea ha continuato a circolare per strada. Un agente della polizia locale però ha notato quell'auto parcheggiata, ricordando di averla già sanzionata. E una volta arrivato il conducente ha provveduto ad un successivo controllo, che gli ha dato ragione. Era la stessa auto sequestrata per guida senza patente e perché priva di assicurazione. Per l'anziano una pesantissima sanzione e il confisco dell'auto. Marghera. Momenti di paura per una donna e una bambina che per alcuni minuti si sono ritrovate in balia di un aggressore sconosciuto armato di coltellino e, secondo le testimonianze, alterato dai fumi dell'alcol.
Le due stavano aspettando l'autobus vicino al distributore in via Fratelli Bandiera. Un testimone ha chiamato la polizia, ma quando le volanti sono giunte sul posto, la donna e la bambina se n'erano già andate. La descrizione fornita al telefono, però, ha permesso agli agenti di mettersi alla ricerca dell'aggressore e bloccarlo poco dopo. È stato denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere, mentre il coltellino gli è stato sequestrato. Costi standard. L'assessore Donazzano ha parlato al premier Renzi di quanto il modello veneto sarebbe da esportare. Lui ha rilanciato: ci penseremo. E la seconda cosa è che noi abbiamo un residuo fiscale attivo di ben 15 miliardi. Ragioniamo di più su costi standard, anche per quanto riguarda l'istruzione, la formazione, l'università. Perché allora avremo una risposta al territorio che potrà mettere a disposizione un modello buono come quello veneto. Luca Zai Aspresiano, in occasione della visita di Renzi a Unindustria, era tornato a chiedere a gran voce l'applicazione dei costi standard. Evidentemente il pressing dell'amministrazione veneta sul Premier sta facendo effetto. A tenere alta l'attenzione sul tema ci ha pensato l'assessore Donazzana, che al primo ministro, ospite di Ca' Foscari, ha parlato di modello veneto da esportare. Lo mettiamo a disposizione, Presidente, perché riteniamo che tutta Italia debba camminare con questa velocità, anche se qui il contesto economico-sociale è oggettivamente diverso. Ma le cose che funzionano devono essere migliorate e devono diventare un punto di riferimento per altri. Renzi in cassa rilancia: i costi standard sono contenuti nella prossima legge di stabilità. La risposta, aggiunge il Premier, la daremo concretamente con i numeri nei prossimi mesi. Ma trovo che sia invece sacrosanto l'appello ai costi standard, perché, e questa è una delle grandi novità di questa legge di stabilità, se una cosa costa X a Venezia, non può costare X più X alla seconda da un'altra parte, ma non può costare nemmeno X più 10 più 20 più 30, perché questi soldi sono i soldi di tutti. Allora, il benchmark sui costi standard, gli investimenti su una semplificazione amministrativa, la valorizzazione di ciò che c'è di buono in tutto il Paese, costituiscono una base fondamentale di questa legge di stabilità. Negli ultimi anni la caduta degli investimenti in impianti e macchinari è stata pesantissima. Tra il 2007, anno di picco massimo, e il 2014 la contrazione avvenuta in Italia ha sfiorato il 28%. In pratica negli ultimi 15 anni non si era mai scesi così in basso come l'anno scorso. Questo lo segnala la CGA di Mestre. Con la legge di stabilità si è deciso di innalzare al 140% gli ammortamenti per l'acquisto di macchinari. Grazie a questa misura, avverte il coordinatore dell'ufficio studi, Zabeo, il governo ha posto le basi per incentivare gli investimenti, un provvedimento che è stato salutato positivamente dalle aziende, continua, che tuttavia pongono un interrogativo: con quali soldi gli imprenditori sfrutteranno questa occasione se, nonostante le misure messe in campo dalla BCE, i prestiti alle aziende continuano a diminuire? Indubbiamente, conclude Zabeo, anche gli istituti di credito hanno le loro ragioni, tuttavia il problema esiste e in qualche modo va affrontato, altrimenti il nuovo bonus per spingere gli investimenti produttivi rischia di non sortire gli effetti sperati. Siamo ora allo sport con il basket. Non dobbiamo perdere la fiducia e soprattutto dare il massimo con questo spirito. Coach Recalcati e la squadra affronteranno la prossima partita. Stiamo attraversando appunto un momento non esaltante. Abbiamo qualche problemino fisico. Speriamo di recuperare Mike Green, che non ha giocato nella partita di Coppa, speriamo di andare al completo, però so che nel caso in cui non ci fosse, Ruggero è pronto a sostituirlo e a farlo in modo egregio. Nonostante alcune difficoltà come la probabile assenza di Green, coach Recalcati non perde l'ottimismo e si dice fiducioso nell'affrontare la prossima sfida contro la neopromossa Torino. Solamente all'inizio, però guarda caso anche all'inizio si vuole sempre vincere, si vuole sempre giocare bene, si vuole cercare di mettere i punti in classifica, e questo è il nostro obiettivo, quello di sapere che non stiamo attraversando un momento esaltante, però nello stesso tempo siamo focalizzati sulla necessità di fare bene, di vincere le partite, di prendere quella fiducia che in questo momento rischiamo di perdere, non l'abbiamo ancora persa fortunatamente, ma dobbiamo cercare di accrescere. Non perdere la fiducia e soprattutto dare il meglio. Coach Recalcati poi fa un'analisi della squadra contro cui giocheranno gli Oro Granata sul parquet del Pallaruffini domenica alle 12. È interessante
come sono state recentemente tutte le squadre neopromosse, perché negli ultimi anni le squadre neopromosse sono sempre state la sorpresa del campionato, perché è stata Venezia quando fu promossa dalla Lega 2, lo è stata poi Reggio Emilia, lo è stata Pistoia, lo è stata Trento l'anno scorso, e quindi dobbiamo guardare a questa Torino un po' con interesse, con attenzione, con grandissimo rispetto, perché è un'ottima squadra, ben allenata, e soprattutto è quella squadra neopromossa che potrebbe riservare delle sorprese. Speriamo che le sorprese positive per loro comincino a farli magari da lunedì successivo, mentre invece per noi che si possa archiviare. E come vi abbiamo anticipato nel corso del nostro telegiornale, questa sera non perdete l'appuntamento con lo speciale Focus alle 21.05 su Rete Veneta, con una lunga intervista al presidente della regione Luca Zaia. Tanti gli argomenti che toccherà, è intervistato dal direttore Luigi Bacialli, dai temi cari al Veneto ai veneti, e anche dalla legge di stabilità, e poi il governo e anche la visita di Renzi. Non perdete dunque l'appuntamento questa sera con speciale Focus, intervista al governatore Luca Zaia. Domani invece alle 9.10 l'appuntamento è con il Santo Rosario, e a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, mentre alle 13.15 de formazione a Nord-Est. Alle 15 linea diretta salute, alle 15.30 ci sarà la replica dello speciale Focus con il presidente della regione Luca Zaia, mentre alle 17.45 agricoltura veneta. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.